Nel corso dei secoli l'umanità ha fatto dei grandi passi avanti, e che quello che una volta poteva essere la normale, diciamo, come dire, impressione guardando nell'immediata vicinanza, effettivamente la Terra sembra piatta, oggi noi sappiamo che non è così, quindi veramente non si capisce perché dovremmo tornare indietro a una visione che risale ai secoli bui dell'umanità. Anche perché se lei prende un obiettivo, un grandangolo, cioè gliela fa rotonda la Terra. Sì, sì, ma già basta vedere, per esempio, il fatto che una nave che si allontana scompare prima la parte bassa, e quindi vuol dire che sta dietro una curva. No? Esatto. E questo è un esempio tipico del fatto che la Terra è sferica. È sferica e rotonda. Insomma.